in Italia si inizia a parlare di romanticismo solo nel 1816, in occasione della pubblicazione dell'articolo di Madame de Staël sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, sul primo numero della Biblioteca Italiana, una rivista nata a Milano, finanziata dal governo austriaco ma dotata di autonomia. La scrittrice francese invita i letterati italiani a uscire dalla decadenza culturale e dal culto del passato e a guardare al di là delle Alpi per aprirsi alle correnti della letteratura europea moderna. L'articolo suscita una polemica tra il movimento romantico italiano, soprattutto lombardo, schierato in difesa dei suggerimenti di Madame de Staël, e i classicisti, che difendono invece i principi e i modelli dell'antichità classica. Nel corso del 1816 escono anche numerosi saggi e opuscoli che oggi vengono considerati manifesti del romanticismo italiano, come ad esempio Intorno all'ingiustizia di alcuni letterati italiani di Ludovico di Breme, Le avventure letterarie di un giorno di Pietro Borsieri. I tre manifesti romantici che vengono pubblicati a Milano nel 1816 e poi l'attività del conciliatore nel 1818 aprono in Italia un contenzioso, una vera e propria battaglia culturale che contrappone classicisti e romantici anche in Italia. Quali sono i punti di questa battaglia? I classici sostengono un bello eterno, invece i romantici sostengono un bello storico, cioè il bello non è deciso una volta per tutte, il bello dipende da gusti che cambiano storicamente. I classici sostengono il criterio dell'imitazione, l'unità di luogo e di tempo nella tragedia, e invece i romantici negano queste unità, negano le regole. Soprattutto poi si ha un grande cambiamento del canone, su cui è anche interessante riflettere. Per secoli gli autori canonici, cioè gli autori che servivano da modello, erano stati Petrarca per la lirica, Orazio per la satira e Virgilio per l'epoca. Virgilio, Orazio, Petrarca erano i tre pilastri, diciamo, delle poetiche classicistiche. Ora invece nel giro di poco tempo il canone viene rovesciato e a questi tre autori se ne contrappongono altri tre. Omero, che rappresenta il primitivo, diciamo, il gusto del primitivo che è tipico dei romantici, il Shakespeare, che rappresenta il rifiuto delle regole, e Dante, che rappresenta il gusto barbarico e primitivo dell'età medievale, che è un'età che i romantici amano particolarmente. Oltre a questo anche gli argomenti cambiano, perché mentre il mondo classico voleva una mitologia pagana, i cristiani, i romantici privilegiano una mitologia cristiana o comunque argomenti interessanti della vita quotidiana che possono riguardare tutto il popolo. Non vogliono più un pubblico di eruditi, come volevano i neoclassici, ma si rivolgono invece a un pubblico vasto. Non scrivono più in una lingua scolastica, in una lingua aulica, come facevano i neoclassici, ma invece propongono una lingua popolare più vicina all'uso comune. Infine i romantici sono favorevoli al dialetto, basta pensare a Porta, mentre invece i neoclassici sono contrari all'uso del dialetto.